Buongiorno Ferrara, benvenuto. Sì, buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno, buongiorno. Allora, ieri intanto si parte dal sì allo stadio, no? La notizia che venerdì è arrivata e ha dato intanto un altro aspetto ad una storia lunga e che sembrava interminabile, quindi stadio sì, stadio no, come va a finire? Sì. Allora, ci dia i termini anche dell'accordo raggiunto tra il Comune di Roma e poi la società che lo ha chiesto, quindi il costruttore e quindi la società sportiva, l'Associazione Sportiva Roma. Beh, credo questo sia un accordo storico, abbiamo veramente fatto qualcosa di rivoluzionario, abbiamo preso una delibera che prevedeva 1.100.000 metri quadri di cemento, abbiamo più che dimezzato con il 60% dell'abbattimento di alcune opere riguardanti il business park, e, insomma abbiamo fatto veramente qualcosa di eccezionale, questo poteva farlo solo il Movimento 5 Stelle che si è messo seduto a tavolino con i costruttori e ha detto oggi decidono i cittadini, decide il popolo di Roma e difatti comunque c'è stato un accordo secondo me conveniente per tutta la città. Un accordo conveniente per tutta la città, abbiamo visto poi Marino intervenire in una intervista ieri in TV in cui raccontava un'altra verità, il suo accordo era diverso e quindi non soltanto le cubature minori, ma dice Marino in questo modo non si faranno quelle infrastrutture che invece sono necessarie poi in questo caso. Anche lei Ferrara può raccontarci meglio come sono andate le cose e come, sì, come stanno le cose. Volevo dire che comunque vabbè, insomma è chiaro, su un progetto così rivoluzionario concediamo anche a Marino un po' di invidia, visto che non è riuscito a fare quello che noi abbiamo fatto, ma questo glielo concediamo, insomma. Abbiamo abbattuto della metà il cemento che lui aveva inserito all'interno di una delibera, però detto questo il progetto è veramente qualcosa di rivoluzionario, perché noi abbiamo previsto all'interno una certificazione particolare che si chiama LEED Gold, ovvero noi stiamo dicendo ai costruttori di costruire con i migliori materiali, usando pannelli fotovoltaici, non come si fa normalmente, ma con una forza maggiore all'interno delle strutture, degli edifici. Stiamo dicendo di recuperare le acque, veramente stiamo facendo qualcosa di grande sotto l'aspetto ecologico, è una cosa che non è stata fatta da nessun'altra parte in Europa, la stiamo facendo qui a Roma grazie al Movimento 5 Stelle. Dunque io credo che oggi si debba parlare di quanta qualità c'è all'interno della proposta che noi abbiamo fatto e abbiamo ottenuto per i cittadini romani. Allora, ancora, lei Ferrara, però ci aiuti un po', entrando un po' nello specifico, le cose che succederanno, no? Lei più elementi ci dà e meglio è, no? Anche noi siamo più confortati, è chiaro, sul progetto, sulle infrastrutture, sulla possibilità anche stamattina, naturalmente lo sappiamo bene, noi siamo consapevoli che da parte della stampa, di almeno non sono tutti uguali, però insomma c'è chi è più ruvido verso questa amministrazione. Quindi diamo qualche dato più chiaro, più preciso siamo e meglio è per tutti. Allora, qui c'è un processo da affrontare che di fatto andrà a superare la vecchia delibera di Marino, che a noi non è piaciuta, ma non è piaciuta neanche ai cittadini romani, perché quando tu parli di cementificare con 1.100.000 metri quadri, insomma, è chiaro che questa cosa non può essere accettata. Per cui il percorso è quello di superarla tramite un'altra delibera, che sarà una delibera che prevederà il progetto che noi abbiamo in qualche modo proposto da Roma e che è stato accettato. In questo progetto c'è molta qualità. Noi porteremo in aula questa delibera che verrà votata in modo compatto, lo ribadisco, nonostante quello che abbiamo letto e che i giornali hanno detto dal Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, e si procederà comunque con un nuovo iter che vedrà comunque un nuovo progetto nella stessa area naturalmente, ma con degli standard qualitativi superiori a quelli che c'erano in precedenza. È molto semplice, entro un paio di mesi, se tutte le parti in causa, gli attori lo vorranno, la delibera approderà in Assemblea Capitolina. Senta, sul fatto che qualcuno chiede la stessa cosa per la Lazio, lei che cosa pensa? Che è congrua questa richiesta? Ma è il sindaco di tutti, certo. Ben venga uno stadio della Lazio, nel rispetto sempre delle regole, con gli stessi principi che noi abbiamo imposto in qualche modo in questo caso, in questo progetto. Se il Nordito vuole fare uno stadio della Lazio, venga in Campidoglio, ci porti idee, noi siamo il movimento delle idee, le nuove idee, quelle buone, se lui le porta noi siamo pronti ad ascoltarlo e perché no. Per esempio guardi, le faccio qualche domanda ancora Ferrara, per esempio il Flaminio, che le fa
venire in mente. Rispondo sempre molto volentieri, guardi, sì. Nel senso che a confronto sa, non è, no, ma sono domande, non c'è domande. Mi fa piacere che lei mi domandi tutte, sì. E le chiedo di domandarmi tutte in modo che gli ascoltatori possano in qualche modo avere più notizie possibili. Riguardo a Fanino, certo, il Fanino è un'opera da riqualificare, è un pezzo importante della città, che ha un valore storico-culturale ormai per noi, perché comunque certo lì c'è un problema che è superato, ma io credo che se la Lazio volesse in qualche modo insieme a noi iniziare questo percorso, anche se si potrebbe pensare di riqualificare quello stadio, perché no? Siamo pronti anche a questo noi. Senta, rispetto a Marino, lei lo sa che l'ex sindaco Marino ha ancora molti sostenitori a Roma. Ci sono delle. Qualcuno, dai. Beh, guardi, qualcuno. Quando. La capitale, secondo me, è rimasto ben poco. Beh, comunque ha dei sostenitori. Ce li ha, sì. Evidentemente. Vabbè. Non so, non so, no, esattamente. Dicevo questo perché comunque, sì. Marta Capitale ha segnato un po' tutti i partiti. Ma il sì, certo. Però, Marino, insomma, voglio dire, Marino non è coinvolto nella no, questione. No, assolutamente, no. Allora, per dire, comunque, voglio dire, quel percorso ha segnato un distacco netto, voglio dire, poi. Questa cosa è stata espressa da 700.000 romani che hanno votato il Movimento 5 Stelle con determinazione, insomma, volevo dire questo. Sì, sì, certo, no, ma voglio dire, alcuni ci stanno scrivendo che il progetto è stato fatto e scritto dall'ex sindaco Marino, il vecchio progetto anche, che aveva nelle infrastrutture un punto di forza. Mi sembra però che adesso, insomma, la questione... No, guardi, dello stadio così com'è finita non credo possa essere ritoccata, no? È chiuso così il progetto, giusto? L'accordo Ma è progetto, definito così. L'accordo c'è stato, è chiaro che adesso noi possiamo pensare solamente di migliorarlo in qualche modo, nel senso che vigilare già sicuramente è una prima cosa che faremo. Abbiamo stabilito che ci sarà una convenzione che prevederà che comunque le opere di urbanizzazione vengano fatte prima. Questo è già un passo molto importante. Voi sapete che a Roma prima si costruiscono i palazzi, certo, e poi certo. Le opere rimangono lì, insomma, certo, non certo. Vengono fatte. Quindi prima le opere di urbanizzazione, Ferrara, ci assicura lei? Assolutamente, la metteremo in convenzione. E quali sono prima allora? Quali sono le opere che saranno fatte prima? Così a Noi abbiamo previsto un rafforzamento della Roma Lido, per esempio, sì. Una nuova stazione che è molto importante, sì. Abbiamo aumentato in qualche modo tutto il verde pubblico, naturalmente poi tutte quelle certificazioni che chiediamo per quello che riguarda il recupero delle acque, la messa in sicurezza della zona di Decima che vive allagamenti e che grazie a questo progetto tornerà in qualche modo a non avere più questo problema. Per cui noi saremo lì a vigilare e a fare in modo che tutte le opere previste, quelle che comunque servono ai cittadini, vengano fatte. Dopodiché poi si potrà cominciare a costruire, a pensare allo stadio. Sono dei passi che metteremo in convenzione e saremo lì attenti che questo avvenga, insomma. Bene, 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 ma non si può rispondere che così. Un'ultima domanda allora rispetto anche ai tempi in generale, no? Quando si parla di un progetto come questo, un progetto atteso, e lei sa bene, Ferrara, che è stato l'argomento, oggi forse scemerà un po' di giorno in giorno, ma fino a venerdì è stato l'argomento del giorno per tutti, l'argomento stadio, non solo per la realizzazione di un'opera, di una grande opera comunque come è uno stadio dentro una città, ma anche perché era il modo di capire come l'amministrazione comunale agiva, si comportava rispetto ad una questione del genere. E che tempi ci sono, Ferrara? Che tempi ci sono per la costruzione allora dello stadio della Roma? Noi metteremo tutti gli strumenti necessari in campo per fare in modo che il proponente, la Roma, possa costruire questo stadio il prima possibile nel rispetto delle norme, delle leggi e di tutte quelle che sono comunque le esigenze che deve avere uno stadio fatto bene, così come abbiamo detto. Dopodiché io credo che i tempi, così come ha detto il proponente in questi giorni, di cominciare entro la fine del 2017 per finire e dare il primo calcio d'inizio nel 2020, secondo me possono essere rispettati. Da questa parte c'è sicuramente un'amministrazione che comunque li supporterà, c'è un'amministrazione divisa, c'è un gruppo politico di maggioranza
che pensa all'interesse dei cittadini. Però i tempi non sono stati segnati, non si parla di tempi, non è che si sa se in 2 anni, in 3 anni. Io ho letto, cioè non c'è. Ho letto delle dichiarazioni che parlavano del primo calcio d'inizio da parte del proponente della Roma, in questo caso nel 2020. Adesso io non sono un tecnico, quello che posso dirle è che sicuramente ci impegneremo in questi anni per cercare di facilitare il più possibile, controllando, come ho detto, il buon fine. Nel 2020 questo, poi ci starete ancora voi, no? Se fino a prova contraria ci sarete ancora voi. Fino a prova contraria, sì. Siamo stati eletti dai cittadini romani per stare qui per cinque anni. Ne abbiamo fatti 8 mesi, ci manca ancora un pochino di tempo. Io credo veramente che se siamo stati in grado in 8 mesi di proporre un progetto così importante, rivoluzionandolo in questo modo, ne vedremo delle belle nei prossimi anni. Per cui io credo che tutte queste polemiche verranno in qualche modo assopite dalla forza e dalle proposte del Movimento 5 Stelle che stanno arrivando come una valanga, secondo me, su Roma. Buon lavoro a Paolo Ferrara, grazie. Grazie, grazie. Buona giornata.